quanto una squadra che ha due punti in meno in classifica, in grave crisi anche, anche di sconfitte interne, per cui la Primatic può davvero cercare di cogliere questa prima vittoria esterna, vittoria che manca in campionato ormai dall'anno scorso, da più di 12 mesi, per la Fortitudo, quando vinse ad Esio, negli ultimi giorni dell'89. Vediamo i quintetti delle due squadre, la partita sarà diretta da Nuara e Deste, la designazione di Deste è stata parecchio contestata. E il secondo arbitro veneziano consecutivo che arbitra Fabriano in casa, e naturalmente essendo Fabriano in lotta con Venezia per la permanenza in A2, questo ha generato qualche malumore. Quintetti per Fabriano, che ha perso, oltre a Servadio che mancava già da lungo tempo, ha perso anche Leonardo Conti negli ultimi tre giorni prima della partita. Il quintetto vede Minelli, Solfrini, Pezzin, Solomone, Israel per la Primatic, Pilastrini, Lancia, Marcheselli, Dalla Mora, Myers, Albertazzi e Orgis. Da notare come Pete Myers sia stato in dubbio fino all'ultimo momento, non è partito con i compagni sabato ed è vittima di una forma influenzale che l'ha debilitato moltissimo, ha raggiunto Fabriano solo nella giornata di domenica, proprio perché non si sapeva se sarebbe stato in grado di giocare. Primo pallone dell'incontro giocato dalla Primatic con Marcheselli. Marcheselli che ha ricevuto la fiducia di Pilastrini per questa partita. La Primatic dovrebbe avere il sopravvento a livello di guardie. Chiaramente dovrà cercare di reggere l'urto sotto i tabelloni. Israel è un giocatore molto positivo. Ha perso palla Matteo Minelli, linea di fondo per Pezzin che ha segnato. È considerata la partita della vita, lo dice anche il foglio locale distribuito al Palazzo dello Sport, per Fabriano. In caso di sconfitta per la Turbo Air sarebbero guai grossi, per la Primatic sarebbe quasi la certezza della permanenza in A2, per tutto quello che conta. Myers a 3, il primo tiro della Primatic a canestro. Pete Myers, che forse tanto male non sta, almeno non si vede in questa prima soluzione della partita per la Primatic, che sta difendendo a zona 2-3. Scelta insolita di Pilastrini, ma evidentemente non c'è da temere molto la pericolosità da fuori fabrianese, per cui Pilla si ritiene sicuro anche schierando una zona. Israel l'ha punito comunque, sospensione dai 4 metri, Myers infrazione di passi. Ancora Fabriano contro la zona di Pilastrini. Solomon ha segnato da 3. 7-3 per Fabriano dopo 1 minuto e 50 secondi di gioco. Difende invece a uomo la squadra di casa con Solfrini incaricato di braccare Myers. Molto importante anche il duello fra Dalla Mora, che ha sbagliato da 3, e Solomon. Solomon può ricevere in contropiede, il lancio è lungo, stava per segnare, Minelli ha sbagliato. Collisione Marcheselli-Minelli, Myers dall'altra parte va a subire il fallo di Pezzin, ex giocatore del Gira di Ozzano. A 3 in lunetta Pete Myers. Buono il primo, ha segnato tutti lui i punti della Primatic in questo inizio di partita.
ha messo anche il secondo a Primatica, meno 2, 7-5. E Pilastrini insiste con la 2-3, con Orgis che segue sempre comunque gli spostamenti di Israel sotto canestro. Ancora Solfrini dalla lunga, questa volta ha sbagliato, è questo che vuole. Solfrini non è un grande tiratore dalla lunga distanza. Dall'altra parte Dalla Mora va a segnare in contropiede, 2 per lui e pareggio, 7 pari. 17-11 da giocare nel primo tempo. Esce in angolo Minelli, chiaramente Fabriano deve tirare nonostante gli errori dalla lunga distanza, altrimenti per la difesa della Primatic diventerebbe tutto molto più facile. Infrazione di passi di Pete Myers, che oggi ne commetterà parecchie. Ha trovato l'arbitro che interpreta i movimenti di Myers, che sono sempre gli stessi, nella maniera peggiore. Intanto Pezzin ha rischiato di segnare subendo il fallo di Orgis. Dicevamo, Myers, come quasi tutti i giocatori di scuola americana, ha delle partenze in palleggio sempre al limite dell'infrazione di passi, e quando trova magari qualche avversario, qualche arbitro, dall'interpretazione molto rigida, rischia di fare una brutta fine. Da questo punto di vista già la seconda infrazione di passi, e deve fare attenzione perché sono palle perse a tutti gli effetti. Ha segnato 2 su 2 Pezzin, riportando avanti Fabriano, 9-7. Albertazzi, Pezzin è più alto di lui, un duello da seguire. Albertazzi è sicuramente più abile in tanti altri aspetti. Non è molto presente al rimbalzo d'attacco la Fortitudo, è già la terza volta che i giocatori di casa vanno indisturbati al rimbalzo difensivo. Minelli governa questa azione d'attacco con i suoi in vantaggio, 9-7. Penetrazione di Pezzin, che ha scaricato Israel, molto facilone il suo tiro. Contropiede ancora a Primatic, e il fallo di Solomon su Solomon, primo fallo. Dalla Mora, il primo fallo, ci sarà la conclusione dalla lunetta per Andrea Dalla Mora, che stava salendo al tiro. Il solito drappello di tifosi a Primatic che era presente, per dirne una, anche a Trapani. Uno su due liberi per Dalla Mora, 3 punti per lui, 5 per Myers, sono tutti punti segnati dalla Primatic. 8 giocati, 4 minuti del primo tempo. Ancora zona, Pilastrini sfida Fabriano al tiro da fuori, ci prova Minelli, è stato sfortunato dalla lunga. Solfrini, inutile disturbarlo, a qualità atletiche ancora validissime. 11-8, la schiazzata di Solfrini ha aperto il vantaggio di 3 punti per Fabriano. Fallo di Israel sulle sgomitate sotto canestro con Orgis. La Primatic fino a questo momento era andata a tirare quasi sempre in sovrannumero. Questa sarà al massimo la terza azione manovrata a metà campo. Myers uno contro uno con Solfrini, in qualche modo lo batte, ha però sbagliato completamente la sospensione. Israel dalla lunetta ha sbagliato. Si gioca ancora. Orgis, fallo di Albertazzi in attacco. È il primo fallo.
primo fallo è rimessa Fabriano, tre falli commessi dalla squadra di casa, due dalla Primatic, uno di Albertazzi e uno di Orsis. Pettin, Solfrini, ancora Israel in un'altra incursione a centro area, ha deviato Orsis, ha però ripreso Solomon che ha appoggiato al canestro, 5 punti per lui, 13-8 più 5 per la Turbo Air. Maes raddoppiato, Albertazzi in angolo per Marcheselli, tiro da tre, sbagliato, corto, fallo di Orsis probabilmente, fallo di Orsis è il secondo fallo, time out per Pilastrini che non è molto contento di questo inizio di partita, mancano applausi suoi, li invita a riunirsi per questo primo colloquio. Primatic 3 dalla Mora, 5 Maes, tutto qui per Fabriano, 2 del ca 2 Pezzin, 5 Solomon, 2 Solferini, 2 Israel, sono 4 anzi di Pezzin, e a Primatic che continua a zona per chiudere sotto canestro gli spazi ai lunghi, ma ha segnato quasi più da vicino che da lontano Fabriano nell'ultima azione in maniera un po' fortunosa col pallone deviato da Orsis, si è recuperato da Solomon. Dall'altra parte la Primatic ha sbagliato qualche tiro di troppo, non ha trovato grandissimi spazi per conclusioni facili. Vediamo cos'è cambiato dopo questo time out, apparentemente nulla dal punto di vista difensivo per la Primatic. Pezzin stretto sulla linea di fondo, gira molto la palla ovviamente Fabriano. Solomon un tiro incredibile, sbagliato e sarebbe stato pretendere troppo. 13:40 da giocare, più 5 Fabriano. Anticipo di Pezzin che sta vincendo il duello con Albertazzi. Minelli arriva a rimorchio Solfrini. Giocano al limite dei 25-30 secondi i marchigiani. Solfrini, ancora Israel, servito a centro area, ha sbagliato ancora, molto impreciso, 1 su 5, contropiede, ancora una palla di Myers, ancora per Dalla Mora, che ha segnato dalla linea di fondo, 5 Dalla Mora e 5 Myers, i 10 punti della Primatic, 12-58. Meno 3 per Bologna. Si sta facendo tirare sempre Israel, ma fino a questo momento il brasiliano ha sbagliato. Ancora un tiro da vicino. Rimbalzo in attacco di Israel. Terzo fallo e secondo fallo di Albertazzi. Mancato taglia fuori sotto canestro. Aveva sbagliato la sospensione Pezzin, ci ha messo una grossa pezza Israel. Viene dato a Myers il fallo, il secondo, il tabellone segna, ha tolto un fallo a Orsis, ne ha tolti due a Orsis, risultano uno Albertazzi e uno Myers, ma Orsis ne aveva due. A Primatic di nuovo a meno 6, il massimo vantaggio della partita per la squadra di casa, fallo di Solfrini, è il primo fallo. Laterale per la Primatic, che chiedeva il tiro Albertazzi, forse ci stava. Adesso sono diventati due di Albertazzi e nessuno per nessun altro della Primatic, si tratta chiaramente di un errore sul tabellone. Difficoltà per Dalla Mora, raddoppia con frequenza Fabriano in difesa. Eccolo Dalla Mora, uno contro uno contro un avversario scattante come Solomon. Tre per Marcheselli, in grande forma dalla lunga nelle ultime partite. Decisivo anche contro Trapani. Minelli, replica dall'altra parte.
si bombarda di nuovo più 6 per Fabriano, 19-13. C'è una buona difesa di Israel su Ogis, che finora praticamente non ha toccato palla in attacco, e anche adesso Israel ha fatto sbagliare Cedro. E se Ogis non c'è, come nella partita di Pistoia, è dura per la Primatic vincere in trasferta, anche se potenzialmente superiore all'avversario. Solomon, una delle sue incursioni, ha sbagliato il tiro. Rimbalzo di Solfrini, cerca linea di fondo, sospensione, ancora un errore. Tappi sbagliato da Solomon, la Primatic se l'è cavata in una maniera o nell'altra. Myers dalla mora, ancora Albertazzi da tre. Sbagliato, la Primatica, rimbalzo offensivo, non c'è mai. Solfrini, pallone per Minelli, un po' pretenzioso. Fallo di Dalla Mora sul tiro di Minelli. E c'è il cambio a Primatic con Cessel che rileva Albertazzi. Cerca maggiore forza e rimbalzi Pillastrini, soprattutto in attacco. Cessella in condizioni fisiche non perfette. Minelli in un'età due tiri. Due liberi per Matteo Minelli, che ha segnato tre punti fino a questo momento. Fuori il primo per il pesarese. Dentro il secondo, 4 punti e più 7, 20-13 per Fabriano. Che difende ancora uomo e guadagna palla con la schiacciata di Solfrini. La Primatic incapace di giocare in attacco con fluidità. Ora il vantaggio numerico e sta per perdere palla. Fallo di Minelli, è il primo. Chiama lo schema Marcheselli per la rimessa con Maier. Primatic insufficiente in attacco. Myers, una delle sue penetrazioni, ha di fronte un avversario altrettanto elastico come Solfrini, che ha commesso fallo ma era riuscito a tenere il passo fino alla linea di fondo. Secondo fallo. In lunetta Pete Myers, che può accorciare le distanze. Primo libero a segno, 6 punti per lui. Dentro anche il secondo, 7, e il miglior marcatore della partita Myers. Ma la Primatica è sempre sotto di 7 punti, 22-15. E continua a difendere a zona. Solomon, sospensione molto difficile, ma va dentro. 7 punti anche per lui. Si è rimesso a posto Orgis, che aveva una scarpa slacciata, raggiunge i compagni in attacco, dovrà cominciare a segnare. Non ha punti lui, come non ne ha Albertazzi, che ora è in panchina. Grande difficoltà della Primatic a muovere il pallone. Ecco Orgis sulla linea di fondo, ora dovrebbe girarsi e tirare. La difesa ancora benissimo Israel, che è più alto di Orgis. Lo costringe a tirare sempre in allontanamento. E la Primatica ha bisogno di Orgis per poter sperare di vincere. Pezzina sbagliato, però ha perso il rimbalzo Myers. Fabriano in questo momento ha in mano la partita. Andrà al tiro da tre con Solfrini.
sbagliato, ma Pezzin sta facendo un grandissimo lavoro sui palloni vaganti, sui rimbalzi lunghi, e dà la terza azione consecutiva a Fabriano. E Orgis recupera palla con uno schiaffone. Supera metà campo la Primatic, che non ha più trovato il fallo di Cesselli in attacco su Pezzin. Ne ha già subito tre falli in difesa. Neri per Orgis, e potrebbe dare una nuova dimensione all'attacco della Primatic, anche se è sicuramente meno pericoloso di Orgis. Può cercare di battere in velocità il suo marcatore Neri, se sarà Israel. La Primatic è sotto di 9, 24 a 15. Minelli dalla lunga, ha sbagliato ancora, ma Israel ha recuperato il pallone vagante. È un mezzo disastro sui rimbalzi per Bologna, che è sotto di 11, 26 a 15. Fallo di Pezzin, il secondo fallo. È stato forse l'uomo chiave della partita fino a questo momento, anche se ha segnato 4 soli dei 26 punti di Fabriano. Myers in lunetta ancora. L'ottavo punto per lui. Ha sbagliato, è il primo libero da lui sbagliato. Si resta sul 26 a 16, linea di fondo per Soffrini, gli è stata chiusa bene la strada. Palla recuperata dalla difesa Primatic, contropiede, 3 contro 1. E dalla Mora va a appoggiare con qualche patema, 7 punti. 26 a 18, 3 a 0 di parziale a Primatic, che ha bisogno però ancora di sporcare le linee di passaggio Fabio Renesi, soprattutto quando la palla vuole andare dentro, e dovrà essere sicuramente più presente al rimbalzo. Pezzin, nulla la sua pericolosità da lontano, gli lasciano infatti spazio, va a infognarsi in una infrazione di doppio palleggio, poteva forse stare anche un fallo. Minuto di sospensione per Fabriano, che ha visto qualcosa che non gradiva. Entrerà fra poco Talevi, 26 a 18, 7-0-4 da giocare i punteggi, 3 Marcheselli, 7 Dalla Mora, 8 Myers, tutto qua per la Primatic. Per Fabriano hanno già segnato in 5, cioè Minelli, Solomon, Solfrini, Israel e Pezzini rispettivamente, 4 Minelli, 7 Solomon, 4 Solfrini, 6 Israel e 4 Pezzini. Una partita che Pinastrini probabilmente non credeva avrebbe preso questa piega. Ha lasciato spazio per le conclusioni da fuori Fabrianesi, ma non immaginava quello che è successo fino adesso, e cioè maggior presenza ai rimbalzi di Fabriano. Che ha già segnato 7 punti sul rimbalzo in attacco, immediato tiro. Ecco la rimessa, è entrato Talevi al posto di Pezzin, che ha 2 falli. Uno contro uno di Maes, Marcheselli da 3, un tiro importante ma è sbagliato. Uno su 3 dalla distanza tripla per Marcheselli, ma è un'altra palla che controllerà ora Fabriano. Continua con la zona Pilastrini. Solomon ha preso la linea di fondo, attenzione, ha sbagliato, palo di Solfrini o di Dalla Mora, non si è visto bene. Dalla Mora il secondo fallo sul rimbalzo.
uomo ora per la Primatic, Solfrini, che queste cose le ha sempre fatte benissimo. Ha riportato a più 10 suoi, 28 a 18, Primatic deficitare in attacco, 18 punti in 14 minuti. Fallo di Talevi è il primo fallo. Talevi, primo fallo. Dovrebbe andare all'1 più 1 dalla Mora. E non ci era piaciuto nelle ultime due trasferte. Oggi è molto più intraprendente, molto più deciso. Ha già segnato 8 punti e pareggiando in questo Myers come miglior realizzatore. Non hanno ancora segnato i lunghi a Primati, che sono passati 14 minuti. 9 dalla Mora, 8 Myers, 3 Marcheselli, tutto qua. La Primatic sta perdendo il confronto dei lunghi. Questa era la chiave alla vigilia di questo confronto. Minelli, un tiro incredibile, infatti è sbagliato, ma dalla Mora si fa soffiare un rimbalzo da Solfrini. Non è saltato, anche perché era fuori equilibrio. Ancora un secondo tiro concesso a Fabriano. Palla deviata, vediamo se sarà stata deviata o meno, è stata deviata infatti. Restano 4 secondi a Fabriano per tirare. Talevi, sarebbe stato veramente il massimo se avesse segnato. Neri, sospensione dai 4 metri, canestro di Emiliano Neri. Primo canestro dei lunghi a Primatic, 28-22, 5 minuti da giocare. Ha rosicchiato un punto negli ultimi 5 minuti la Primatic. Minelli segna da 3, 7 per lui. Fallo di Solfrini, attenzione il terzo fallo. Evento molto importante della partita in difesa su Myers. Rientra Pezzin, dall'altra parte Marcheselli in panchina, ha dato il suo contributo, sostituito da Albertazzi che deve ancora segnare. Nono punto di Myers sul primo libero, aveva un 1 più 1. È il primo giocatore della partita ad andare in doppia cifra, 31-24. Ancora zona 2-3 con Cessel che a elastico occupa la lunetta. E intanto ancora Minelli da 3 punti, 10 per lui. Sconsolato Pilastrini, e c'è lo sfondamento di Dalla Mora, il terzo fallo. Sabatini per lui. Ha già segnato 3 tiri da 3 punti Minelli, 4 in totale Fabriano. E con questi tiri Minelli impedisce la difesa Primatic di stringere troppo sotto canestro. È uno sviluppo molto importante, Israel segna ancora, fa quel che vuole Fabriano, più 12, 36-24, proprio dopo un parzialino della Primatic. Neri a rischio questa sua iniziativa, si è liberato bene sotto canestro, ha segnato ed è riuscito a dare una nuova dimensione al gioco della Primatic sotto canestro quando è stato servito. Ma sta per rientrare Cedro Orgis e c'è da sperare per la Primatic che la sosta in panchina lo abbia fatto risalire. Ha toccato la linea di fondo Minelli,
bella difesa di Neri. Cambia Primatic, Orgis per Cessel che evidentemente non è in grandi condizioni. A 26, 3-17 da giocare. Albertazzi, pivot basso marcato da Minelli, Myers, Sabatini, Orgis, sembra una cantilena, è l'azione della Primatic. Orgis ha segnato, ma anche questa volta Israel l'aveva costretto a modificare il tiro. Sabatini e la Primatica mani più veloci davanti nella zona. Talevi ha sbagliato, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Israel che ancora una volta ha mangiato in testa ai lunghi a Primatic. 10 punti già per lui, ha segnato almeno la metà sul rimbalzo d'attacco trasformato. Più 10 ancora, 38-28. Sabatini verso palla alla Primatic, c'era stata la sensazione di una deviazione di Pezzini. Sempre 10 punti, ma sembrano un'enormità che la Primatic non riesce mai ad avvicinarsi. Solomon ha subito fallo. Orgis o Neri, Emiliano Neri al primo fallo della partita. Neri, primo fallo. Solomon metta due tiri. Del Solomon in lunetta. Mi sacca senza alcun problema il primo libero, 8 punti. Più 12 per Fabriano, 40-28. Molte difficoltà la Primatica a liberare un uomo, fallo di Pezzin, il terzo fallo, attenzione, anche questo è uno sviluppo importante. È costretto a inserire un giovane. Mangano Neri da 5 punti. Corto il secondo tiro. La panchina fabrianese invita alla calma i giocatori, invita a far passare il tempo. Solomon da tre, attenzione, ha sbagliato, ma Pezzina ancora! Fenomenale in attacco. 6 punti. E la Primatica assolutamente deficitaria a rimbalzo difensivo. Più 13 per Fabriano. Un minuto. Myers, penetrazione e tiro. Ha segnato Myers. Positiva la sua partita. 12 punti. Ecco il cambio, Marcheselli per Neri. Pezzini in panchina. Tre falli, ma una grande partita per Pezzini. Pellegrino al suo posto con il compito di giocare questi ultimi 47 secondi e non fare danni.
3 secondi al tiro per Fabriano. Talevi ha sbagliato, ma c'è il rimbalzo di Minelli ancora. E ora farà finire il primo tempo Fabriano, restano 11 secondi. Tre punti a segno. Ha sbagliato dall'altra parte Marcheselli, un primo tempo bruttissimo della Primatic che finisce sotto di 14, 45 a 31. 13 punti di Minelli con 4 su 6 nelle bombe. 9 di Solomon, 6 Soffrini, 10 Israel, 6 Pezzin per Bologna, 12 Myers, 9 Dalla Mora, 5 Neri, 3 Marcheselli, 2 Ortis. Primo tempo 45 Fabriano, 31 Primatic, a risentirci per il secondo tempo. Riuscirà la Primatic a rimontare 14 punti contro Fabriano? È il dilemma del secondo tempo dopo una prima frazione di gioco sconcertante della Fortitudo che si è lasciata dominare ai rimbalzi in attacco e in difesa. Esemplare a questo proposito l'ultima azione con il tiro sbagliato a 17 secondi alla fine del primo tempo da Fabriano, rimbalzo di Minelli che alla fine dopo aver fatto circolare il pallone ha concluso con il tiro da tre che ha dato il massimo vantaggio della partita, 14 punti alla Turbo Air, e l'espressione di Pilastrini, lo vediamo in questo momento dalla nostra postazione, è rabbuiatissima. Sicuramente Bologna avrà bisogno di grande cuore in più, maggiore attenzione e concedere meno a Fabriano. A nostro avviso la rimonta è ancora possibile perché Fabriano non si è dimostrata squadra fenomenale, ma ci vorrà davvero un secondo tempo super. La Primatic negli ultimi 5 minuti del primo tempo ha subito un parziale di 17-9. 28-22 era sotto al quindicesimo, 45-31 il computo finale. È la prima azione d'attacco bolognese che vede in campo gli stessi giocatori del quintetto base con Marcheselli. Sbaglia Myers, riprende la palla che gli cade in mano. Dall'altra parte non c'è Solfrini nel quintetto rispetto all'inizio, c'è Talevi che ha tenuto botta nei minuti giocati. Myers tenta l'uno contro uno con Solomon, va a cacciarsi un po' nei guai, ha subito il fallo di Solomon stesso, è il secondo fallo, non ci sono problemi da questo punto di vista per l'americano. Ha qualche problema un occhio Myers. Si rialza, andrà in lunetta, due tiri liberi. Buono il primo, 13 punti, giocatore più efficace della Fortitudo, ma non decisivo. Del resto non lo potrebbe essere nessuno in una squadra che è sotto di 12 punti, 45-33. La Primatic deve cercare di ricominciare una rimonta subito, anche non eccessiva, per spaventare i fabrianesi. Puoi salire un po' alla volta nella seconda parte del secondo tempo. Minelli, Israel va a rischiare, Minelli non tenta il tiro da tre questa volta, gli basta da due, ha segnato ancora, è la sua serata e questo è molto grave. Dalla Mora, Ordis battaglia ancora con Israel che lo ha contenuto alla perfezione. Marcheselli, ne ha perso palla Ortis in maniera
assurda. Ha segnato senza problemi Minelli dall'altra parte, 17. E siamo da capo, 16 punti ora, 49 a 33 per Fabriano. Non dimentichiamo, per la Turbo Era è la partita più importante dell'anno, quella che potrebbe rappresentare il punto di separazione tra salvezza e invece grande difficoltà per rimanere in A2, per cui è anche comprensibile questo impegno, questa attenzione, questa dedizione dei giocatori di casa, ma non ci sembra granché la Primatic, anzi è decisamente una giornataccia. Adesso ha fatto scadere i 30 secondi dall'azione, un altro segno di questa partita fino a questo momento completamente sbagliata. Adriano gioca come sempre palla a lungo. Israel ha sbagliato, rimbalzo che solo per un puro caso non è finito di nuovo in mano a un giocatore di casa. Assurdità in contropiede della Primati, che per fortuna dalla mora si riscatta con un tap-in, ma un tiro difficilissimo anche questo. Subito Cessel pronto ad entrare. 49 a 35, di nuovo 14, stesso distacco del primo tempo. Minelli è pronto per ricevere e tirare. Ha sbagliato e la Primati che deve ottenere questi rimbalzi, anche perché Fabriano era già rientrato in difesa. Albertazzi, azione personale con palla per Orgis. Ecco un canestro indisturbato di Orgis. Più 12. Ma è in difesa soprattutto che la Primatic deve fare maggiore attenzione. Pezzin dai 4 metri, ha sbagliato e cominciano a funzionare un po' meglio i tagliafuori. Myers, azione personale fondamentale dalla Mora. Gli ruba palla Solomon, dalla Mora ottiene ancora 21 secondi da giocare. Myers in panca, sostituito da Tessel. Non è molto contento, ci sembra, Maes della sostituzione. Fallo di Pezzin, quarto fallo. Quarto fallo di Pezzin a 16-08. Pezzin, quarto fallo. Cambio per la Turbo Era. Esce Pezzin. Sostituito da Solfrini, che di palli ne ha tre, per cui la Primatic può continuare a giocare palloni sull'uomo marcato ora da Solfrini, anche perché Fabriano continua a giocare a uomo. Cessel ha sbagliato il passaggio. La Primatic ha perso una grossissima occasione per mettere un po' di paura alla Turbo Air. È liberissimo Solfrini, guai consentigli di avvicinarsi a canestro. Il palo di Orgis è il secondo. Laterale per Fabriano. È il terzo palo di Orgis. Talevi, uomo ora per la Fortitudo. Albertazzi deve marcare Solomon, che segna, immarcabile in questa occasione, 11 punti. ...15-18 da giocare, 51-37... immutato lo scarto nei primi 5 minuti del secondo tempo. Tre punti per Albertazzi, primo canestro della sua partita.
primatica meno 11. È ora che deve iniziare la rimonta, se deve accadere naturalmente. Rimugina gioco Fabriano, Talevi da tre, attenzione, tiro lunghissimo, fallo di Israel, a nostro avviso fallo di Israel, infatti secondo fallo. E potrà sembrare strano, ma questo è un pallone importante. La Primatic può andare a meno 9, riaprende in pratica la partita, perché Fabriano non ci sembra tranquillissima. Magano si è tolto la giacca in questo momento, vede che è un momento importante per i suoi. Cedro dai 4 metri. Rimbalzo di Cessel in attacco. Ha sbagliato da un metro, incredibile. Ancora rimbalzo di Cessel. E ha segnato. Meno 9, 51-42. Sta un po' girando la ruota dei rimbalzi. Questa è una botta per il morale della Primatic, che stava manovrando per avvicinarsi. 13.35, 54-42 Turbo Air. E ha perso palla Cessel in maniera stranissima. Rientreranno Neri e Myers. Alla Primatic rischia ora di ritrovarsi da capo dopo il piccolissimo break di 5 punti operato proprio un minuto fa. Solomon Talevi, non è più fluidissima la manovra fabrianese, ma trova sempre degli sbocchi. Lo vedete adesso, ancora Minelli a 20 punti già, 15 punti di nuovo per Fabriano. Minelli ha segnato già 5 volte da 3 punti. Bravo Cedro Orgis, aveva Solomon di fronte e ciò gli permette un maggior spazio di manovra. Meno 13 per Bologna, 44-57. Molto basso il punteggio, ovviamente le difficoltà offensive si notano. Solomon ha sbagliato questa volta. Fallo di Israel. Il terzo fallo. Neri in panca, torna Myers. Adesso mai più, avrà detto Pilastrini. Albertazzi, azione delle sue in avvicinamento, in torsione sulle tacche. A questo punto ci sembra che non ci sia molto da fare. La Primatica ha avuto una possibilità, l'ha sprecata. Brutto errore di Israel, contropiede della Primatic. Canestro di Myers e fallo di Talevi è il secondo. Stava per combinare un pasticcio la Primatic in contropiede, ma è andata bene. Myers ha il tiro libero del possibile, meno 10, 57-46 su questo suo 16° punto in contropiede. Si va avanti a furia di break, di strappi da una parte e dall'altra, e i
tutta sincerità non pare in questo momento che la Primatic possa compiere questa rimonta. Bella palla di Minelli su Frini, da lì non può sbagliare, gli basta estendere le braccia. 8 punti. Ma ha sbagliato la parte finale della sua azione. La Primatic di nuovo costretta a difendere uno svantaggio di 12 punti. È la giornata questa di Fabriano, Soffrini anche dalla distanza, di nuovo 13 punti. 14. Primatic che è sotto di 14, 47 a 61. Punteggi 5 per Neri, 3 Marcheselli, 2 Cessel, 6 Orgis, 11 Dalla Mora, 3 Albertazzi, 17 Maier. Per Fabriano 20 di Minelli, assoluto protagonista. 14 di Solomon, 10 di Solfrini, 10 di Israel, 6 di Pezzin. Pezzin e Israel hanno 4 falli, 3 ne ha Solfrini, ma la Primatic non riesce a approfittare neanche di questa situazione. Avrà 2 liberi Orgis, ma dopo resterà metà secondo tempo da giocare. Cadia è entrato sulle sue possenti spalle un grosso peso. Esce il primo tiro libero di Cedro, sfortunato in questa occasione. Buono il secondo e il settimo punto per Orgis. Ora la Primatic si è messa a pressare il portatore di palla, Talevi. Albertazzi è il terzo fallo. È solo il secondo fallo della Primatic nel secondo tempo, dopo 10 minuti, pensate un po'. Palla per Solfrini, ha difeso bene Maier su di lui, costringendolo a tirare in allontanamento. Albertazzi da 3. Fortunato, ma c'è il fallo di Minelli su Orgis. Rimessa a Primati. Era importante il tiro di Albertazzi che aveva segnato da 3 all'inizio del secondo tempo. C'è anche Sabatini in campo che può contribuire con qualche tiro dalla lunga. Probabilmente sarà lui a concludere questa azione. Eccolo da 3. Ha sbagliato. C'è il tap-in non a segno di Orgis e palla ancora giocabile per la Turbo Air. Buona la difesa di Orgis al limite del fallo, ancora una volta può manovrare un'altra azione Fabriano. Fallo di Dalla Mora forse, non l'abbiamo visto.
Sabatini che ha trattenuto Minelli che stava tagliando perpendicolarmente al suo canestro come in questa occasione. Adesso è stato servito, 22 punti. Mi sembra una partita segnata, la Primatic non è mai riuscita a avvicinarsi a meno di 9 punti, adesso ne ha 15, manca pochissimo, assurdità di Myers, viene salvato dal cerchio. Solomon, palo di Meyer. Cessel per Orgis. Primo fallo. Il primo fallo di Pete Myers, che ridà altri 30 secondi per respirare. Fabriano ha tenuto a 48 punti la Primatic dopo 30 minuti di gioco. Grande stoppata di Tessel, anche se il pallone aveva già toccato il ferro. Albertazzi dalla mora, Maia starà a Sabatini per il tiro da tre. Bella palla di Sabatini, quarto fallo di Solfrini, una zona a canestro di Tassel. Lunetta per Andrea Tassel, hanno quattro falli tutti i lunghi validi fabrianesi. Alla Primatic non riesce a approfittarne. Secondo, 3 punti, ma 7:49, la Primatic ha 14 punti di vantaggio, di svantaggio. Ci sembra un'impresa abbastanza ardua, anche perché dovrebbe accadere qualcosa che non è successo nei 33 minuti precedenti. Fallo di Myers, netto questo. Cambio Pezzin per Solfrini. Myers replica immediatamente, quel che è più importante, non ha fatto passare che 5 secondi sul cronometro. Ma sono sempre 14 punti, la Primatic non ha rimontato un punto in 13 minuti del secondo tempo. Infrazione, fallo, un arbitro sotto canestro ha dato fallo a Cessel, l'altro a Del Cadia, è fallo di Del Cadia. Non è Cessel, scusate, dovrebbe essere dalla mora, anche se la nostra posizione non è assolutamente possibile vedere che è per terra. Sì, è dalla mora, era infrazione di passi prima del fallo di dalla mora. La Primatic salva per un pelo.
Vediamo come gioca questo pallone Bologna. È dalla Mora che potrebbe tentare dalla lunga. Cannonata, sbagliata, fallo di Neri sul rimbalzo di Del Cadia. Sei minuti tondi da giocare, 65 a 51 Fabriano. E continua a segnare. La partita a nostro avviso è chiusa. Bravo Neri, è uno dei pochi rimasti a questo punto. E si butta in avanti a testa bassa. Pallo di Dalla Mora, quarto. Dalla Mora, quarto fallo. Sembra che abbia chiesto un minuto, Pilastrini infatti gli viene accordato. Sta per entrare anche Golinelli che andrà alla caccia di qualche pallone cercando, visto che ha falli da spendere, di mettere un po' in agitazione i piccoli fabrianesi, ma ci sembra veramente che Pilastrini sia arrivato all'ultima risorsa possibile. Ha perso la lotta sui rimbalzi, ha perso anche la lotta a livello dei piccoli a questo punto, perché 22 punti di Minelli sono stati pesantissimi. Ora Fabriano ha altri 30 secondi per gironzolare. Pettina ha sbagliato. C'è l'infrazione di Del Cadia in attacco. Sempre 14 punti e tanto il tempo passa. Perde palla Sabatini. Piede. 16 punti. E la Primatic sta per perdere un altro pallone. Golinelli, una bella azione sotto canestro, 2 punti. Come dà la caccia al pallone Golinelli, ma c'è il fallo di Myers, secondo, terzo, anzi in panca Sabatini e Myers, Dalla Mora e Albertazzi di nuovo in campo. Oseremmo dire, se non è zuppa e pan bagnato. Levi ha sbagliato. Uno l'ha messo, è il suo primo punto. Più 15 è una quasi un'indecenza e Golinelli va a prendere fallo da Pezzini, il quinto. Quinto fallo di Pezzin, che è stato fra i protagonisti assoluti della partita con 8 punti, ma tanta pericolosità a rimbalzo, tanta intraprendenza. Orgis al posto di Cessel per la Primati. Punteggio record in negativo per la Primatic, che deve ancora toccare quota 60. Ha sbagliato tutti e due i liberi Golinelli, ma ormai mi sembra che
ci sia uno stato di vacanza. Infrazione di campo, ma palla Primati, non si è ben capito. Palla Fabriano, infrazione di campo. Adesso si gioca il gatto col topo e Fabriano non dovrebbe avere grossi problemi. Minelli è alla sua tornata, tanto vale provare anche questo. Niente da fare però, Del Cadi a fallo su Neri che avrà così a tabellino un altro fallo subito. Israel dentro per Del Cadi per giocare gli ultimi 4 minuti e 10. Punti per Neri. Nove. Dureranno moltissimo questi 4 minuti, ma non c'è da aspettarsi molto altro. Anche non segna Fabriano, fa passare secondi preziosi. Solomon da 3, ha segnato ed è il punto che chiude la partita, 21 per Solomon. ...73 a 57, 16 punti. Sazzo, e poi Manelli che oggi sembra Superman, va a subire il quinto fallo di Dalla Mora. Myers al suo posto, tecnico anche. C'è anche un tecnico, non sappiamo se proprio a Dalla Mora. Saranno quindi liberi per il fallo subito da Minelli e poi altri due liberi per il fallo tecnico, anzi i primi due sono per il fallo tecnico. Prestazione offensiva da dimenticare della Primati, che è già la seconda volta consecutiva che ciò accade. Anche Livorno, se non andiamo errati, o forse nella trasferta precedente di Pistoia c'era stato un... punteggio molto basso. Solomon esegue i secondi, quelli per il tiro libero, per il fallo tecnico, scusate. ...23... E ora Fabriano anche la rimessa, può superare i 20 punti di vantaggio. Tracollo mai visto per la Primatic. E trionfo invece di Fabriano, che aveva decisamente bisogno di una vittoria in questo momento per lei difficile.
e l'ha trovata nella maniera migliore. Solfrini farà un numero. 12 punti, 3 minuti da giocare, non ne possiamo più. Palla sotto, ancora c'è Israel, ha subito il quarto fallo di Albertazzi. Albertazzi, quarto fallo. Israel, l'ultimo tiro. Israel. Buono secondo. 11 punti. Primo canestro del secondo tempo. Vediamo Solfrini in campo aperto. E non per nulla è sempre stato soprannominato il Dr. J italiano. Lo cercava la Virtus l'estate scorsa. Non sarebbe stato male. 21 punti di vantaggio per Fabriano, una prestazione forse la peggiore dell'anno per la Primatic. In attacco 61 punti. Crediamo siano un record per questa stagione. Molte altre volte la Primatic in trasferta era stata un passo dal successo, questa volta decisamente non c'è stato nulla da fare. Sarà un'altra settimana di riflessione per Pilastrini e i suoi. Non sappiamo poi su cosa riflettere, perché su cosa possano riflettere, perché si è trattato semplicemente, a nostro avviso, anche di un eccesso di fiducia. Sarebbe stato in pieno tema con lo svolgimento della partita il canestro di Solomon. Ultimi fuochi, Marcheselli al posto di Albertazzi, che ha commesso il quinto fallo. Due 8 da giocare. Solomon piano piano arriva a quota 24. Ordis, ma anche lui ha giocato una partita molto brutta. Perde palla, ma ormai fa cose che non farebbe normalmente Fabriano. 1:30 da giocare. Myers ha subito una spallata di Talevi. Talevi, lo guarda un po' arrabbiato Myers, non apprezzando un fallo, forse potrebbe essere pericoloso a un minuto e mezzo dalla fine. Myers tocca a quota 22, ma non si è visto molto in campo, non è stato decisivo. E ci avremmo scommesso, è andato a cercare Talevi. Abbiamo perso una buona occasione per dire qualcosa che ci avrebbe fatto passare per indovini. Stavamo pensando
mentre tirava il secondo libero, stavamo pensando chissà cosa farà quando rincontrerà Talevi. Ci ha messo 2 secondi, è andato a nostro avviso appositamente a cercare il giocatore avversario e deve stare attento, perché almeno con la fine di questa partita si chiude il capitolo Fabriano per la Primatic. Inutile cercare strascichi con magari squalifiche o cose del genere. Tanto vale andargli via in velocità come ha fatto stavolta. Un minuto e 14. Coprini parte di tutto, adesso mangerà il pallone. E ha fatto una figuraccia a Israel, che a gioco fermo ha tentato di schiacciare per ghiacciare la partita e ha sbagliato. Orges, quarto fallo. Sofrini ha segnato, non finisce più questa partita. Comunque il viaggio di ritorno della Primatics a nostro avviso sarà il più lungo dell'anno, anche se la distanza da Fabriano a Bologna non è superiore alle 3 ore di pullman. Tanto da meditare, la Primatic ancora una volta dovrà vincere in casa per ricostruire quello che distrugge in trasferta. Ospita Venezia la prossima settimana, una partita che può dire tutto sul discorso salvezza. Tiro da 3 di Neri, non l'avevamo visto, ma sarebbe stato un premio per lui, un bel canestro dalla distanza. Premio non sappiamo per cosa, ma almeno uno di quelli che in attacco ha tentato di prendere iniziative. Mancano 35 secondi alla fine, diamo i punteggi. 3 Marcheselli, 9 Neri, 2 Golinelli, 3 Cessel, 9 Ordis, 11 Dalla Mora, 6 Albertatti, 24 Myers con questo per Bologna. Per Fabriano 23 Minelli, 1 Talevi, 25 Solomon, 14 Solfrini, 13 Israel, 8 Pezzini. Si sbriciolano gli ultimi minuti di questa partita, gli ultimi secondi. Bonafoni per Minelli, 14 secondi di gioco per questo giovane. Intanto Solfrini tocca quota 15. Sedici. Quattro uomini in doppia cifra per Fabriano, 2 per la Primatic. Ordis è il terzo a 3 secondi dalla fine, 87 a 69. Senza speranza questa partita della Primatic. Musi lunghi sulla panchina bolognese, questa volta ne hanno ben donde i giocatori della Fortitudo. Una delle peggiori trasferte, pari forse a quella di Venezia. Appuntamento alla prossima settimana, la partita proprio contro Venezia al Palasport di Piazza Azzarita. Da Roberto Gotta, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.